Come dicevamo appunto poco fa, eh, andiamo a parlare adesso di una tematica molto, molto importante, 5G, un'infrastruttura per il futuro, lo facciamo con due ospiti, uno in presenza e uno collegato da remoto, invito a salire sul palco Filippo Miola, presidente e CEO di Arai System e vicepresidente di Confindustria Vicenza, buonasera. buonasera, prego si accomodi pure, e abbiamo appunto collegato eh, Stefano Quintarielli, imprenditore. Esperto di comunicazione informatica. Eh, intanto, appunto, andiamo a parlare in questo segmento di una tematica molto interessante. Il 5G, è una rivoluzione di cui si parla da non sappiamo quanti anni. Eh, è un qualcosa che potremmo definire un abilitatore, un moltiplicatore di risultati. L'Italia, secondo l'indice Desi, è una delle realtà più pronte quantitativamente ad accogliere il 5G. Il 5G se ne è parlato anche per la questione Stati Uniti-Cina, sappiamo appunto tutte le polemiche che hanno spostato il 5G su tematiche geopolitiche. Eh, a, a lei Filippo Miola chiederei qual è la situazione in Italia per quanto riguarda il 5G. Allora, hai parlato prima di eh, indice DESI, ok? L'indice DESI ci dà come diciamo una, una nazione eh, diciamo pronta per quanto riguarda la. la eh, diciamo la realizzazione della rete, però eh, ne parlava prima anche la eh, Martina Capriotti esatto, che manca la, la cultura e manca la consapevolezza su questo tema. In Italia abbiamo un problema di consapevolezza, e sul 5G se chiedevamo l'anno scorso. Anche alle aziende, chi conoscesse che cos'era, chi eh, avesse in mente di fare della progettualità su questo argomento, eravamo veramente vicino a qualche punto percentuale. Oggi la consapevolezza è un po' aumentata, ok? Però eh, Ce n'è tanto bisogno di fare informazione e far comprendere questa nuova tecnologia abilitante quale possibilità può portare all'interno delle aziende, ma non solo all'interno delle aziende, anche nei prodotti che le aziende vanno a mettere nel mercato, perché è un abilitatore molto forte e e ha in sé delle caratteristiche che sono anche dirompenti e possono veramente cambiare lo schema del gioco. Pensiamo all'open run e a tutto quello che potrà arrivare di applicazioni all'interno di questa tecnologia che va a disaccoppiare l'hardware dal software. Prima parlavi di eh, problemi geopolitici. Huawei è uscita da, dal gioco per sta cosa, è rimasta Ericsson e Nokia, però comunque l'open run va oltre Ericsson e Nokia e eh, permette a chi vorrà sfruttare questa tecnologia di creare delle applicazioni indipendentemente dal vendor, okay? Parliamo della tecnologia a 26 GHz, non quella diciamo che arriverà per prima, quella che arriverà un po' dopo, ma che darà molte possibilità alle aziende. Quindi siamo molto curiosi, eh, le aziende del nostro territorio, se parliamo di automazione, ne hanno sempre fatta tanta e hanno sfruttato tutte le tecnologie esistenti. Oggi col digitale l'azienda deve comprendere che la tecnologia deve far parte della strategia dell'azienda, la tecnologia deve entrare all'interno della strategia dell'azienda per poter giocare le sfide del futuro. Anche prima si parlava di accelerazione, cioè tutto ha preso veramente un'accelerazione eh, veramente importante. L'azienda deve essere sempre più agile, okay? deve riuscire a cambiare la rotta in maniera molto veloce, quindi tutto quello che mi permette di portarmi dei dati al centro, che mi, che mi danno un cruscotto che mi fa capire quale decisione devo prendere, do, quale in quale direzione devo andare, questo diventa determinante. Certo, eh, non vedo alle mie spalle appunto collegato a Stefano Quintarelli, ma insomma, immagino, immagino sia collegato e spero insomma, abbia sentito questo primo, <ride> questo primo intervento. Faccio una domanda proprio a Stefano Quintarelli. Eh, Può darci un esempio, anzi più di un esempio, di paesi e di aziende che stanno investendo sul 5G? Perché poi questo 5G vorremmo anche vederlo all'opera per capire di cosa si tratta. Quintarielli è, è qui con noi? È collegato? Chiedo. Forse, forse ci sono dei problemi di, di collegamento. Nel frattempo, appunto, che abbiamo notizie dalla, dalla regia, rimbalzo la domanda su di lei, Miola. Eh, ci può fare qualche esempio di aziende e di paesi che stanno implementando questa tecnologia? Allora, se, eh, a livello aziendale, a livello industriale, la tecnologia siamo ancora a, a livelli di POC, quindi di eh, proof of concept, quindi di, 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 di test della tecnologia. In Italia i progetti li contiamo sulle mani, siamo veramente all'inizio se parliamo a livello industriale. Okay? Però sicuramente bisogna metterci il naso, bisogna comprendere quello che questa tecnologia mi può dare, basti che pensiamo un attimo alla, alla, agli oggetti connessi all'interno dell'azienda, io ho un sacco di device che devo connettere perché la trasformazione digitale porta a chiedere alla macchina di darmi dati, di darmi informazioni, quindi perché la macchina mi dia informazioni io devo riuscire a parlare con quella macchina, per parlare alla macchina la devo connettere. Ci sono delle aziende, ci sono dei plant che sono talmente estesi che per creare l'infrastruttura di rete abbiamo dei costi di centinaia e migliaia di euro. Ok. Col 5G potrei superare quei costi e magari con un'unica antenna riuscire a coprire un'area di qualche centinaia, di, 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 ma anche forse un chilometro di metri quadri. Quindi riesco a farmi un plant con un'antenna sola, quando prima dovrei cablare tutta l'antenna in fibra, tutti gli apparati attivi. Insomma, i costi per eh, arrivare a parlare con i device eh, sono molto importanti. Qui eh, si apre un altro tema che è legato poi a come verrà governata la gestione di queste frequenze, perché chi ha pagato dei soldi adesso le frequenze le detiene, quindi i quattro vendor di, di, di connettività che hanno partecipato alla gara hanno messo un bel po' di miliardi, adesso chiaramente dovranno anche portarli a casa. Quindi sarà da capire un po' come nella logica dell'Opex, quindi della gestione di quella possibilità di usare la banda del 5 GHz all'interno dell'azienda, perché tu all'interno dell'azienda crei una bolla, crei una virtual LAN 5G che non ha niente a che vedere con il 5G pubblico, diventa un tuo 5G interno che però è regolamentato dalle frequenze che qualcuno ha pagato, quindi sarà da capire un po' come verrà gestita questa cosa. Intanto abbiamo delle aziende anche qui a Verona, l'Exor. A pochi diciamo a San Giovanni lupatoto che è un laboratorio 5G, quindi loro stanno facendo all'interno tutta una serie di test per comprendere veramente le possibilità di questa tecnologia. Certo, nel frattempo, appunto, abbiamo saputo che Quintarelli ancora non, non si è collegato, però, insomma, cercheremo di, di, ripet <ride> di ripetere, <ride> di ripetere eh, in, in qualche esatto, sta arrivando. Adesso mi, mi comunicano che sta arrivando. Comunque, insomma, continuiamo. ecco eh, Stefano ce l'abbiamo, eccoci qua. Ciao dottor... Stefano. Salve, dottor Quintarelli. Sì. Benvenuto a Festival del Futuro. Siamo appunto nell'appuntamento nell di, di Future Arena e stavo appunto parlando con il dottor Miola di eh, 5G come di tecnologia che va a moltiplicare dei risultati. La domanda che eh, era in, in origine eh, indirizzata a lei l'ho posta a, a Miola, ma mi piace appunto eh, ripetere anche lo stesso concetto con lei. Eh, ci può fare qualche esempio di, di aziende o di paesi che stanno. O che sono già dei leader nel campo del 5G? e Paesi inteso come paesini, o inteso come intesi stati? Come stati eh. Intesi come stati, possiamo partire dalla Cina in giù. No, vabbè, indubbiamente, la, la, vabbè, come solito, la, la, la Corea sono, eh, è un paese che è molto avanti, il, sono i paesi asiatici, a macchia di leopardo la Cina, e poi mh, un po' anche gli Stati Uniti in alcune zone. Devo dire che l'Italia adesso non è che ce la caviamo malissimo. Il tema grosso del 5G è quello della carenza degli apparati, perché tutti sappiamo dei grossi problemi che ci sono adesso con l'elettronica. A questo aggiungiamo che ci sono spesso delle questioni di sicurezza nazionale, per cui ci sono degli operatori che hanno cominciato a fare le reti e che poi le hanno smontate, le hanno dovute smontare, perché... Eh, i, i loro regolatori gli hanno detto che non andava bene perché usavano Huawei piuttosto che ZTE ed ecco che abbiamo una situazione che è veramente molto a macchia di leopardo cioè siamo ancora abbastanza indietro ovunque l'Inghilterra è un po' avanti per carità però anche loro devono rifare le reti insomma è una situazione un, un po' a macchia di leopardo dovunque e, e, e molto in evoluzione è una... Una delle tecnologie, appunto, uno dei trend che in qualche maniera attende lo sviluppo, la diffusione uh, capillare del 5G è quella della guida autonoma. Siamo appunto nel campo, nel campo dei trasporti. Eh, qualche giorno fa, una startup cinese che si chiama Momenta ha chiuso un aumento di capitale da mezzo miliardo di dollari, ed è una realtà cinese. Sono realtà imponenti con cifre che in Italia e probabilmente anche in alcune parti d'Europa ci sogniamo. Eh, per quanto riguarda il tema dei trasporti, e lo chiedo sempre a lei Quintarelli e poi appunto passiamo, a, passiamo a Miola per appunto, eh, integrare il tutto, eh, il 5G può davvero essere eh, una tecnologia che permetterà la guida autonoma o servirà anche dell'altro? Beh sicuramente serve dell'altro piuttosto casomai adesso io su questo sono notoriamente un contrarian ho anche una scommessa eh, con, un, con un mio amico che è capo della ricerca di intelligenza artificiale in Bosch eh, in Germania eh, io allora la, la guida autonoma no? cosa vuol dire guida autonoma? perché poi bisogna mettersi d'accordo cioè l'idea che tra poco avremo diffusamente nei nostri centri urbani delle auto che vanno in giro da sole senza guidatore non ci siamo cioè non accadrà questa è la mia convinzione non accadrà perché perché il mondo è, è dannatamente complicato perché non è un problema fare non, non, è, non è un grosso problema fare un'auto che si sappia destreggiare nel traffico questo non è un grosso problema e non occorre il 5G per comunicare i dati bastano i sensori che ci sono a bordo delle auto. Poi parliamo delle autostrade. Questo necessariamente è una risposta un po' lunga. Eh, il problema è che nel momento in cui io introduco una tecnologia in un ambiente, poi quell'ambiente è diverso, non è più come l'ambiente di prima. E a quel punto nascono nuove minacce che prima non avevano senso. Faccio questo esempio sempre. Supponiamo che ci siano le auto a guida autonoma. La prima cosa che io farei è mettere un bel cartello 10 km all'ora all'imbocco della mia via, perché sarebbe il modo più sicuro per evitare che le macchine passino da quella via e poter quindi dormire tranquillo la mattina. Perché come fa la macchina a sapere che quel cartello lì è buono o no? Gli mettiamo un segnalatore? Radio? Beh, allora io prendo, sono un burlone, prendo un segnalatore radio dalla tangenziale di Milano e lo metto uh, in corso Porta Nuova. E i segnalatori non vanno bene, faccio un database centralizzato per sapere quali sono i limiti, ok. Quello può funzionare. Ogni volta che c'è un'emergenza, che si rompe un tombino che è pieno d'acqua, bisogna andare prima ad aggiornare per dire che lì c'è la cosa, se no insomma, è, è veramente molto, molto complicato. Per non parlare poi degli scherzi che dei burloni possono fare. No? Tipo, eh, adesso non, ha, non avrebbe nessun senso tirare un rotolo di carta igienica da un semaforo all'altro in una via. Uno arriva lì, vede una striscia di carta igienica, dice chi è quel cretino che, che ha tirato sta roba e tira dritto. La macchina non è, stata, non è mai stata addestrata a vedere rotoli di carta igienica semplicemente perché adesso è un fenomeno che non si dà. Però nel momento in cui ci fossero le auto, ecco che allora potrebbe esserci qualche... Liceale goliardico o qualche taxista che potrebbe pensare: beh, faccio questa roba così gli metto il bastone tra le ruote. Cioè, il, il, la quantità di complicazioni che si possono avere attaccando il mondo senza arrivare ai cosiddetti adversarial attacks dell'intelligenza artificiale che pur esistono, perché poi c'è un tema di fragilità complessivo di questo sistema. Senza arrivare a quelli, ecco che in un ambiente che non sia altamente sorvegliato. È molto difficile pensare a una guida totalmente autonoma. Ringrazio eh, vorrei. vorrei no. no, 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 scusa, scusa, scusa. Arrivo, arrivo al 5G perché l'ho detto che doveva essere lungo. Ambiente altamente. Io facevo parte del gruppo di esperti della Commissione europea sull'intelligenza artificiale. Per lui di questa roba ho discusso all'infinito con i colleghi. Ambiente altamente controllati sono, ad esempio, le autostrade. Quindi in autostrada sicuramente sì, è un dominio molto facile, ma lì non occorre avere tanto il 5G per risolvere queste cose. Si possono fare in modi diversi e le prime applicazioni le vedremo probabilmente sulle singole auto, ma sui treni di camion. Io credo che invece il 5G, ed è stata citata prima la Exor, la Exor è una, un fiore all'occhiello di Verona, è una... Mio amico Claudio Ambra fa Corvina, che è questo prodotto meraviglioso per l'automazione industriale. Il 5G ha, oltre alla latenza e tutte queste cose molto belle che sappiamo e che ci vengono raccontate, ha un vantaggio enorme: ed è di poter avere un milione di sensori per chilometro quadrato, cioè un punto di rete per metro quadro. E questo, nell'automazione industriale, è la killer app. Io sono convinto che il 5G crescerà. Da una parte per l'uso domestico per vedere i film ad alta definizione quando siamo in, in metropolitana. E va bene, è un, o, o per scaricare più velocemente i podcast, e quello è un tema. Però, diciamo, nell'ambito del lavorativo, io sono convinto che il, la grossa applicazione, la killer app sarà l'automazione industriale. Ripeto, a Verona, c'è un'eccellenza in questo. Grazie. Eh, a questo punto lascio visto che si è aperto un dibattito, sì. partendo dalla guida autonoma, che a quanto pare, appunto, secondo, secondo Quintarelli, non ha quel destino appunto radioso come forse spesso viene, viene dipinto. Miola, cosa ne pensiamo di, questa, di queste applicazioni del 5G? Dov'è che c'è più margine di crescita? Beh, sicuramente eh, sulla parte diciamo legata all'utilizzo all massivo della banda, lì eh, potremmo avere delle, delle, degli sviluppi, come diceva Stefano prima, cioè se scaricarmi, oggi mi guardo un film e devo... Magari mi va, mi va a, a salti, poi domani sto problema non ce l'avrò più. Quindi ci sarà una, magari anche su tutto il mondo dei de, 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 de videogiochi, di tante cose che magari che oggi sono son legato e, e devo farle a casa perché ho la connessione. Domani me le faccio dove voglio perché ho realtà una aumentata. Rete, la realtà aumentata. Tutto il mondo di questi visori che stanno arrivando, che anche nel mondo industry mi possono aiutare a guidare un tecnico che sta dall'altra parte del mondo. Ma anche si vedeva proprio Alexor, visto che là di nuovo citata Stefano, eh, stanno facendo dei, dei test per andare a vedere i difetti degli, di schermi, loro producono anche schermi industriali per, eh, per l'automazione industriale, quindi stanno testando il 5G per andare con dei visori okay, a vedere il difetto che sta nello schermo per mapparlo, mapparlo e quindi vuol dire fare imparare all'algoritmo quando c'è il difetto, quando non c'è, quindi tutta una logica di machine learning. Per poi magari dire questa macchina la mando negli Stati Uniti e non serve che ci mando dietro una persona, perché la, la macchina riesce da sola a vedere il difetto, magari c'è anche una bella rete 5G e con un edge computer che me, mi storicizza un po' il dato e lo elabora, però poi me lo manda al centro. Quindi ci sarà un'esplosione su questa cosa, come dice Stefano, me lo aspetto anch'io. Perché sta nelle caratteristiche della tecnologia 5G, quindi avere una densità di device molto più elevata. Noi, io lo faccio anche per mestiere, mettiamo, facciamo delle implementazioni di ambienti di rete WiFi, perché alla fine, voglio dire, nell'industria si è sempre lavorato con le interfacce WiFi standard. Quindi oggi arriva anche il WiFi 6, che è molto simile come tecnologia al 5G. Però devo andare a cablare. Noi abbiamo un villaggio vicino a Venezia di 70 ettari con 500 access point in outdoor. Con mille problemi di eh, diciamo, eh, problematiche legate al camper che si mette in mezzo, alla pianta che oscura il segnale, cioè un, un, veramente una sfida ogni volta. Oggi non lo possiamo fare un'implementazione in 5G perché mancano i device, mancano, eh, manca l'utilizzo del 5G. Ma le sim che fino a ieri, qualche anno fa, andavano i portatili, dove ci mettevi dentro la sim. Quando non c'era il wifi, potevi navigare col portatile col tuo bel SIM integrata. Domani avrai la SIM 5G e tu col tuo portatile basta che ci sia la copertura e navighi e lavori come tu fossi in ufficio, con delle caratteristiche veramente importanti. Quindi, anzi, e... questo può essere un'area di sviluppo, no? Perché lavori come fossi in ufficio. E, e... perché l'ufficio devo preoccuparmi? Cioè, è una provocazione, ma può accadere. Perché devo preoccuparmi di fare una rete in ufficio e gestirla? Quando posso avere delle performance identiche con una rete con no, un no, accesso Tra l'altro, poi volevo, volevo un attimo inserirmi perché abbiamo citato Visori, realtà aumentata, e notizie appunto di queste settimane, la grossa transizione del ex gruppo Facebook metaverso. che si cambia nome e diventa Meta. meta. Il metaverso, sì, da questo sì. punto di vista, è la domanda che faccio ad entrambi: ah, sì. con il 5G c'entra qualcosa? Perché Zuckerberg, una delle sfide è stata proprio quella di dare quella. Eh, sensazione di presenza proprio lui ha sempre utilizzato gli smartphone che abbiamo oramai da, da un decennio ci stanno collegando col mondo ma non ci riescono a dare quella sensazione di essere davvero in contatto con una persona e l'abbiamo visto in un anno di call sì. eh, il 5G con il metaverso c'entra qualcosa c'è qualche cosa c'è qualche te? Stefano rispondi te o rispondo io? rispondo io allora cominciamo col dire uno dei grossi problemi della realtà immersiva che, che è l'idea del metaverso di Zuckerberg? che È diverso dalla realtà aumentata degli HoloLens di Microsoft. Uno dei problemi è, è la latenza, la latenza nell'elaborazione che fa venire la cinettosi cioè viene da vomitare dopo un po'. C'è della gente che oggi già lavora otto ore al giorno all'interno di ambienti virtuali immersivi? È, è, un, è un bello stress. È un bello sì, stress. diciamo che la tecnologia ha fatto. Grandi passi avanti, Oculus, per esempio. Sì, gli Io, esatto, era questo che volevo arrivare. E Internet, il web, è nato nei primi anni 90. Okay? Per diventare un fenomeno di massa ci sono voluti 20 anni, intanto al chilo. Anche qui, il, la, 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 realtà, la realtà virtuale immersiva diciamo che i primi esperimenti sono stati fatti negli anni 90 però di fatto ho cominciato qualche anno fa ci vorrà molto tempo perché l'elettronica arrivi a uno stadio di maturazione sufficiente per una realtà virtuale insieme, faccio un esempio solo cosa succede se voglio bere un caffè mi devo togliere il casco oppure posso avere una tazzina che ha in qualche modo comunica col mio casco per cui all'interno della mia realtà virtuale la, appare la tazzina, la tazzina può sembrare giocoso, pensate alla tastiera se io lavoro in una realtà virtuale e devo lavorare con una tastiera, e come faccio? O sono un bravissimo datore. Ah, purtroppo abbiamo, eh, Quintarelli si è un attimino si è frizzato, si è un attimino frizzato. Eh, vogliamo appunto provare a continuare questo ragionamento, metaverse? Sì, allora quello che diceva Stefano è che la tecnologia magari oggi non è pronta e magari è anche vero, però se noi oggi non, non cominciamo a testare, a sviluppare, ad approfondire e a provarla sta tecnologia, può essere che domani arriviamo in ritardo, quindi è vero quello che dice... Ma io non aspetterei domani, cioè, e tutti i test che si stanno facendo in, in campo industriale è per non arrivare tardi. La rete sta arrivando, pensiamo al Piano Italia 5G di, certo. eh, di, di Colau, eh, lì eh, stanno mettendo 2 miliardi, mi pare col PNRR per riuscire ad arrivare, parlo solo di rete mobile, nelle aree a fallimento di mercato e eh, a coprire i corridoi quelli strategici perché è vero quello, per certi versi, io sono molto più fiducioso e molto più... Sperimentiamo quindi certo. la guida autonoma? Per me, se fosse domani mattina sarei solo felice, però ecco, quindi avremmo creato no, anche no, un dibattito. È, è vero quello che dice, perché anche la mia auto, delle volte mi incazzo perché mi frena senza dirmi un cavolo perché ha visto un cartello che ha messo per i lavori con un limite di velocità diverso che poi non hanno tolto l'auto lo vede e mi frena e dico: Ma che cavolo! Fra l'altro, quindi voglio è, dire, c'è questo sì. problema, però. Fa parte del gioco, cioè stiamo arrivando a far tuning su un qualcosa che arriverà. Certo. arriverà. Volendo fare l'avvocato della guida autonoma, non perché abbia qualche tipo di simpatia, però molto spesso si può pensare alla guida autonoma non soltanto come un mezzo, un'auto, un camion che trasporta persone, ma anche semplicemente che trasporta merci, che certo. trasporta cose. Certo. Volvo ha chiuso un accordo con una start-up Aurora per creare i primi, i primi camion a guida autonoma. E dovesse mai succedere una cosa del genere, una grandissima ma, transizione. Ma in, Nel in frattempo, ma... chiedo un attimo alla recenza di è capire tornato. se Quintarelli è, è qui con noi. No, c'è un problema di rete. Comunque eh, prego vuole concludere? Sì, no, attimino? dicevo che quindi l'autostrada è la prima che si presta a fare queste cose. Però, pensiamo anche a, una, a, una, a uno che guida un camion per ore e ore, poter rimanere anche lì, ma lasciare che il camion vada da solo. Penso sia uh, comprensibile da, da qualsiasi certo, il certo. vantaggio che ci portiamo a casa. Nel mondo industry avremo, tornando un attimo uh, nel, nel tema che più mi appartiene, il, la raccolta dei dati dal campo sarà sempre più determinante per riuscire ad arrivare a un mercato che sta cambiando. Vedo tra gli sponsor Barilla. Barilla eh, sta eh, mh, annunciando che farà le gocciole: cioè il, eh, i biscotti con una diciamo, confezione customizzata per il cliente. Quindi una, una produzione talmente di pochi lotti. Che la puoi fare solo se hai un sistema talmente eh, organizzato, talmente il processo digitalizzato, tutte le informazioni ti arrivano subito, se no non lo puoi fare. Quindi è un mercato che cambia, la raiva, ti fa gli occhiali che ordini come vuoi e ti arrivano, ma ti arrivano in una logica industrializzata, non dell'artigiano. Certo. Perché l'artigiano te, te li farà, te li farà sempre così, ma è l'industria che deve cominciare a lavorare in maniera diversa certo. e queste tecnologie ci aiutano ad arrivarci. Purtroppo avrei voluto fare quest'ultima domanda a tutti, la faccio soltanto a lei, dottora. Miola, ehm, 5G, abbiamo parlato di grossa scala, abbiamo parlato di giganti, abbiamo parlato di, eh, di industrie. Le start-up, visto che appunto siamo a Fisher Arena e fra un po andremo sì. anche a incontrare alcune, che cosa possono fare per il mondo 5G? Le, le start-up secondo me possono creare quel, tutto quel mondo, quell'ecosistema di applicazioni. Proprio nella logica open run, quindi in quella logica dove tu puoi creare delle applicazioni non più dipendenti dal vendor della tecnologia, quindi eh, che può essere un'applicazione un che sfrutta la rete 5G, non dovendo però fare i conti con Nokia, con Ericsson, cioè tu la rete ci vai e, e, e in maniera aperta, quindi una logica open source all'interno di una rete, quindi run è proprio la, la rete radio access network, quindi. Un modo diverso di, di, di vedere e di interpretare la rete che non è mai stato, mai stato percorso prima, dottor Miola. Io la ringrazio per essere stato qui con noi al Festival del Futuro Future Arena. Ringrazio purtroppo. Non mi riuscirà a sentire Stefano, Stefano. Quintarielli, che appunto ha avuto evidentemente dei problemi di connessione. Io vi ringrazio.